Ricordo che la manovra doveva arrivare al Parlamento, quindi in questo caso al Senato questa volta, entro il 20 di ottobre. Abbiamo chiesto che c'era la necessità di Draghi, perché era il mago che avrebbe basta con i partiti che perdono tempo. Arriva Draghi, il decisionista. Siamo a metà novembre, ancora non sappiamo se la manovra arriva in Senato oggi o domani addirittura, e è cambiata senza nemmeno ripassare al Consiglio dei Quello lo Ministri. sappiamo se arriva oggi o domani. Beh, in fase di bollinazione, quindi. Però non è ripassata nemmeno al Consiglio dei Ministri. Cioè, ieri hanno riunito il Consiglio dei Ministri, tutti erano convinti per vedere le nuove modifiche che Draghi voleva fare alla manovra, non ne ha parlato. Quindi, oggettivamente, dire 34 articoli in più, però è una cosa che non solo non la vede il Parlamento, ma anche il governo. E non è che dice, vabbè, però è il decisionismo di Draghi che porta risultati in fretta. Siamo con quasi un mese di ritardo e oggettivamente credo che l'Italia non se lo possa permettere. Non si può nemmeno permettere un Parlamento che non discute, perché guardate cosa accadrà. Che adesso la manovra uscita dal Consiglio dei Ministri arriverà in Senato e ci sarà l'assalto di tutti i partiti che ciascuno porterà a casa un piccolo risultatino per sé. In maggioranza, ovviamente, no? Ci sarà tutti che proveranno a portare a casa qualcosina per se stessi, mettendo in difficoltà la manovra. Alla fine non sarà più nemmeno questa, perché arriverà il maxiemendamento alla fine in commissione su cui il governo metterà la fiducia con un'altra manovra ancora. Ecco, io credo che per fare tutto questo non c'era bisogno di inventarsi un governo con dentro da Salvini alla Boldrini. Cioè, per fare questo c'era il caos che già c'era. Forse sarebbe più utile, prima possibile, creare un governo con una maggioranza solida, scelta dagli italiani, che è capace di fare una manovra, che ha una visione, che non è l'assalto alla diligenza di tutti i partiti Adesso con questo voglio ritardo. una vol